consente di gestire un passaggio, come dire, complicato. Credo che si debbano confrontare innanzitutto i sindaci nella giunta, prima ancora che noi in consiglio, perché io questa proposta fatta da me non vale niente, è una parola al vento. Credo che se su questo punto i sindaci trovano un accordo politico, sarebbe un ottimo passaggio. Pur rimanendo distanti magari sul patto di sindacato, si potrebbe trovare, come dire, quel passaggio politico che ci consente di dire tutti insieme diamo un contributo fondamentale, il nostro pezzo per tenere ERA il più possibile sotto il controllo pubblico, non vendendo le azioni. Io su questo ho lavorato in queste ore, non è stato sufficiente, io però siccome non mi arrendo, perché penso che però questa sia l'unica strada che noi possiamo percorrere, io farò per il prossimo consiglio, presenterò un documento, una mozione, non so, adesso vedrò cosa fare, per cercare di determinare questo obiettivo politico, perché credo che questo sia il contributo che noi possiamo dare per mantenere ERA e i servizi pubblici locali il più possibile sotto il controllo pubblico. Altri interventi? Bruzzi. Velocissimamente, perché essendo un consesso istituzionale mi sorprende molto che nessuno abbia considerato un aspetto che dal punto di vista istituzionale dovremmo sempre considerare. Noi, essendo un insieme di comuni, non mi viene un altro termine, essendo dei comuni, ci occupiamo dall'educazione dei bambini ai cimiteri, dalle buche delle strade ai cimiteri, cioè abbiamo un ventaglio di funzioni che è amplissimo, ma nessuno si interroga se è proprio corretto fino in fondo mantenere un valore di 18 milioni di euro, che è il valore che ha l'unione delle azioni ERA, la quotazione attuale della borsa, che non va data, è 2 euro e qualcosa, tutte concentrate su un aspetto rilevantissimo, importantissimo, ma che è sempre un aspetto, uno degli aspetti che si devono occupare le istituzioni sul territorio, non tutti. Io non sto dicendo, allora, l'ho detto altre volte, quindi tutti sanno come la penso, ma in questo caso non mi riferisco come la penso io, che non c'entra niente, non interessa niente a nessuno, ma mi riferisco al fatto che abbiamo un compito, anche che quello di considerare dove mettiamo il denaro e dove lo teniamo. Allora, è così peregrino per un'istituzione se può mantenere il controllo di un SPA con una quota inferiore di immobilizzo, valutare se non ha sul suo territorio, eventualmente sulla politica degli investimenti, questioni altrettanto rilevanti da fare per i cittadini? Non mi sembra una cosa così, insomma, scandalosamente da non prendere pregiudizialmente in esame. Allora, l'Unione non credo che rientrerà in quel contesto, perché l'Unione le quote, le azioni le ha comperate dai comuni pagandole, contraendo dei mutui o un mutuo su quelle azioni, ha una resa, come veniva chiamata. Molto probabilmente bisogna fare un insieme di valutazioni ancor prima di quella che facevo io, di ordine economico finanziario per il bilancio dell'Unione, cos'è che conviene, non conviene rispetto a una serie di questioni. Ma posto il fatto, e non lo stabilisco io, che nella storia dal dopoguerra ad oggi delle SPA italiane, che sono quelle a capitale largamente diffuso, quelle quotate in borsa, che sono controllate tutte da patti di sindacati, sta ben da vedere che quello che si fa fanno gli altri col patto di sindacato, noi non riusciamo, lo possiamo fare. Quindi io non credo che l'Unione, diciamo così, sarà come altri comuni che può con più facilità affrontare questa questione, però non a caso in giunta l'altro giorno abbiamo dato il via libera al Presidente a rispondere a Mustrai dicendo che andare il 30 di giugno, nonostante che c'è una parte di quote libere, noi non vendiamo niente.
Perché prima cosa vogliamo fare? Vogliamo verificare tutta una serie di aspetti di quelli che cercavo di dire prima, rapporto mutuo che abbiamo fatto, quando le entrate, investimenti eventualmente che dobbiamo fare, priorità eccetera, per vedere se effettivamente rispetto a una politica di vantaggio per i cittadini, non di vantaggio di chi che sia, si possono prendere in esame delle altre opportunità. Ricordo che il rapporto tra le azioni bloccate dal patto nella proposta che viene fatto e quelle eventualmente vendibili, come si diceva prima, non obbligatorio vendere, ma vendibili, sono un rapporto, se non vado errato, circa immobilizzo di 18 milioni di euro e 6 milioni di euro di vendibilità. Di conseguenza non stiamo parlando di cifrette da ridere rispetto all'eventuale interesse dei cittadini. Voglio dire un'ultimissima cosa e poi ho finito, che è questa. Non ce l'ha obbligato il dottore di avere una società multi-utility, ma nel momento in cui la si ha, bisogna essere disponibili a giocare con le regole che ci sono. Non c'è ombra di dubbio che il patto di sindacato è la regola principe per avere il controllo, un gruppo di azionisti che ha il controllo su una società quotata in borsa. Cos'ha a che fare il patto sindacato con la natura e la genesi delle istituzioni dal punto di vista democrazia? Niente, perché di democratico di un patto di sindacato anche niente nella concezione della democrazia che abbiamo noi. Infatti è un altro tipo di genesi. Ricordo però, per correttezza e dovere di cronaca, che a Modena, nel patto sindacato Modena, quello che è l'HSST, l'Unione... Allora c'è Modena che ha lo scettro del comando perché ha più del 70% delle quote. Le votazioni sono a due terzi, sono a tre quarti. Essendo a tre quarti, cioè, Modena deve avere qualche piccolo alleato per poter decidere in seno quel patto di sindacato. Ricordo che nell'HSST l'Unione è il secondo azionista, cioè dopo Modena c'è l'Unione. Di conseguenza cosa vuol dire? Che se l'Unione sul piano delle azioni conta niente, sul piano delle relazioni può contare, dipende come gioca le sue carte dal punto di vista del patto, nel senso che se riesce in qualche azione ad essere capofila rispetto ad altri azionisti può determinare qualche orientamento, eccetera. Ultimissima considerazione e poi ho finito. Dire che non c'entra niente lo sviluppo di ERA col servizio dei cittadini è dire un'estrema falsità. Cioè, nel senso che può essere che parte dello sviluppo di ERA non venga impiegato negli interessi dei cittadini, ma essendo una multi-utility dipende cosa fa e cosa non fa. Non so quali sono gli amministratori. Io come amministratore ogni tanto parlo col consigliere. Noi nel territorio abbiamo un membro del consiglio di amministrazione espresso da questo territorio, fra l'altro se non vado errato di Vignola. Io ogni tanto gli parlo col consigliere di amministrazione, gli chiedo lumi di quello che decidono in consiglio e ci confrontiamo, anche essendo consigliere fa quello che gli pare, ovviamente non può, ma gli parlo per cercare di capire fino a che punto la parte pubblica su alcuni nodi in un qualche modo si confronta, entra nel merito e affronta le questioni. Quindi mi va bene, cioè la politica non può rimanere sempre ancorata al cesello eccetera eccetera, però non si può nemmeno, tanti concetti, tirarli per rovesciare le verità o rovesciare le questioni. Penso che il nostro presidente sia contento che la volta precedente che mi richiamava a cercare di copiare il suo amico, il mio amico, visto che io appartengo allo stesso partito del sindaco di Forlì, dice finalmente distinguo eccetera, perché se avessi seguito il sindaco di Forlì non avrei votato né il patto di sindacato e sarei in prima fila a vendere le azioni, visto che il sindaco di Forlì ne vuole vendere un tot di milioni di azioni. Quindi penso che lui sia molto contento della scelta di non aver seguito il suo amico Bolzano.
Altri interventi? Giannaroli ha già parlato. Nel consiglio ogni consigliere ha un intervento a testa di 10 minuti, dopodiché ci sono le dichiarazioni di voto, un consigliere per gruppo consigliare, a meno che non ci siano consiglieri che vogliono votare in modo difforme rispetto al gruppo consigliare di appartenenza. Sicuramente voterò difforme, però vorrei che qualcuno mi spiegasse il principio democratico con cui non si può aprire un dibattito, perché se io sento parlare un altro prima magari viene lo spunto. No, quindi, è il regolamento del consiglio, può presentare una modifica al regolamento. Di solito la discussione si fa in commissione. Vabbè, se ci sono altri interventi, se no passiamo alla alle dichiarazioni di Smeraldi. Cercherò di stare nei 10 minuti, come ci ha ricordato Umberto, perché notoriamente noi parliamo molto, siamo numerosi, però non voglio affrontare delle polemiche di posizione. Ovviamente non sono d'accordo per niente, soprattutto su quello che hanno detto i colleghi Franceschini e Bruzzi. Parto però di nuovo da alcune considerazioni tecniche, perché ho l'impressione che non tutti abbiano letto i patti di sindacato, che sono due, e le modifiche statutarie. Sul voto maggiorato, articolo 6 del patto di sindacato, è una norma, signori, che tra l'altro è stata prevista da una legge nazionale, ma non riferimento alle multi-utility, era tutt'altra roba. Nemmeno il governo Renzi si è sognato di imporre il voto maggiorato nelle multi-utility. Adesso non trovo più lo statuto, ma l'articolo 6 dello statuto esclude molte delibere importanti dal voto maggiorato. Cioè ci sono molte delibere in cui il voto rimane uguale per i soci pubblici, i soci privati, i soci stranieri, i soci italiani. E sono delibere, ad esempio, relative all'oggetto sociale, alla sede, al capitale sociale, al bilancio, alle fusioni e alle scissioni, allo scioglimento. Perché dunque il voto maggiorato è stato limitato soltanto ad alcune delibere pur importanti? Lo dice la delibera che ci è stata proposta nelle premesse, sono state ricordate prima dal collega Caroli. Si dice: al fine di mantenere il giusto equilibrio tra gli interessi degli azionisti di lungo periodo e gli altri investitori. Cioè, in sostanza, per favorire gli azionisti privati, che normalmente non sono azionisti di lungo periodo. Perché non è tanto con la Ninno che è interessato agli azioni ERA, ci sono dei fondi internazionali, delle banche e delle assicurazioni internazionali. Questi investitori, come ha accennato sempre Caroli, in realtà sono un po' preoccupati dal voto maggiorato, perché sono abituati, e questa è la logica in cui hanno agito i nostri riformatori, a comprare e vendere le azioni in borsa nel giro di pochi secondi. E quindi dicono: cosa facciamo noi se questo voto maggiorato? Possono fare un'OPA, l'OPA da parte di privati non è vietata, non è neanche peregrina. Io ho consultato un avvocato, societario, il quale dice che i soci, se a un certo punto volessero cambiare politica e quindi dire controlliamo ERA, i soci privati, accordandosi fra di loro, possono mantenere le azioni più di 2 anni e quindi fare maggioranza nei confronti dei soci pubblici, che nel frattempo sono scesi al 45-35%. A parte che questa dissociazione tra capitale e proprietà, cioè tra capitale e voto nel diritto societario, è veramente astrusa, tant'è che il voto maggiorato finora è stato adottato soltanto da 3 multinazionali, oltre che da ERA. Sono la Campari, la Staldi e l'Amplifon, per dirvi insomma di cosa stiamo parlando, non certamente di una società legata al territorio e all'esigenza dei cittadini. Perché è sconosciuta? Perché è evidente che in una società dove il capitale spetta a un gruppo di soci, la maggioranza di capitale, e il voto spetta a un'altra parte, che è minoritaria come capitale,
sarà molto difficile che questa parte minoritaria di capitale, quindi che ha meno soldi, che non ha i soldi per fare gli investimenti, possa opporsi con il suo voto al capitale di maggioranza. È assolutamente, praticamente impossibile. L'articolo 7 ha già detto chiaro, se voi leggete l'articolo 7 non si capisce niente. Prima diceva che gli enti pubblici devono mantenere il 51% del capitale sociale. Adesso parla confusamente di questo voto maggioritario, ma non si capisce questo voto maggioritario alla fine che cosa può essere. Può essere interpretato in tanti modi, ma non mi soffermo ulteriormente. C'è poi una norma transitoria che prevede che fino all'approvazione del bilancio 2016 verrà aumentato il numero dei componenti del Consiglio da 14 a 15, già adesso. Di questi, 4, non più 3, prima erano 3, adesso sono 4, saranno eletti nell'ambito delle liste presentate dai soci di minoranza. Cioè già adesso, in questa fase transitoria, si dà intanto un amministratore in più ai soci di minoranza, come voti, quindi... già contano un po' di più. C'è poi nel patto di sindacato, quello generale, una norma che praticamente sradica l'intero patto. Su questo mi sono confortato.